Carissimi tutti, ben ritrovati anche oggi per il nostro terzo appuntamento. Questa volta mi trovo al Bastione delle Maddalene. Si tratta di una parte del Parco delle Mura, con un percorso espositivo. Con l'occasione ho voluto portare con me una Reflex EOS Rebel di circa 7-8 anni fa, per mettere a confronto la qualità dell'immagine con quella dell'iPhone 12 Pro che avevo utilizzato nei due video precedenti. Quindi vi avviso che ci saranno due qualità diverse e in particolare l'immagine della Canon, vuoi per il peso dell'apparecchiatura, vuoi anche per uno stabilizzatore ottico meno efficiente, risultano decisamente più mosse. Per questo, in fase di video editing, sono intervenuto con una correzione elettronica. È una costruzione relativamente recente. Qui sono state costruite anche nuovi condomini, nuove abitazioni per studenti, famiglie, con un impatto ambientale ridotto. Allora, siamo come orario intorno alle 17:30 e agosto. Questo giustifica un po' il fatto che il parco sia spopolato, perché giustamente le persone ad agosto anche all'università non frequentano molto. Chi è in vacanza, chi torna in famiglia e così via. Ecco, si presume che in alcune di queste aiuole ci sia la predisposizione per specifiche attrezzature sportive che poi saranno installate, forse gazebo, qualcosa insomma anche per ripararsi dal sole. Come vedete gli alberi ci sono lungo tutto quel tratto, ma sono giovani, quindi prima che crescano passerà del tempo. Nel progetto dovrebbero essere installati anche campi da gioco, quindi adesso noi stiamo camminando praticamente sull'erba, anche piuttosto alta, dovrei dire, che lascia non so che di incolto. Una sensazione un po' così di abbandono. Ora più avanti saliremo su quel terrazzamento per dare un'occhiata laterale. Praticamente all'interno di questo parco sono state assegnate alcune concessioni edilizie per dei condomini che saranno ultimati gradualmente, e anche per questa ragione ci sono degli sbarramenti. Devo ammettere che utilizzare la Reflex, ora non so la qualità dell'immagine come sarà, ma mi risulta un po' più difficile per il suo peso principalmente e per le dimensioni dello schermo, che rispetto all'iPhone 12 Pro sono più piccole. Bene, allora avventuriamoci lungo questo percorso che sale sul terrazzamento e diamo un'occhiata dall'altra parte.
Onestamente, a dover fare una classifica, neanche a farla apposta, io metterei il Parco delle Mura del primo video sicuramente al primo posto, il parco più piccolo, Campo Giochi, del secondo video al secondo, e questo parco, che comunque merita tanto ma è ancora grezzo, al terzo. Ecco. Siamo arrivati alla parte più estrema del parco. Quella in fondo è Portavescovo, lì c'è una strada, quindi questa è proprio l'ultima panchina. Gli incroci delle auto. E adesso facciamo il percorso indietro fino alla porta d'ingresso e poi abbiamo terminato la nostra piccola visita. Questo video è stato girato inizialmente con la reflex, poi la batteria si è scaricata e ho utilizzato anche il mio iPhone, che devo dire essere molto più maneggevole e per certi versi da preferire. Quindi ora sto parlando in diretta, in fase di video editing. Farò il confronto dei filmati e vi saprò dire quale dei due prevalga. Allora, facciamo che scendo da qui, perché altrimenti avrei dovuto fare tutto quel tratto fino alle scale. E poi giù. Al termine di questo editing, appare abbastanza evidente come l'iPhone prevalga sotto ogni aspetto. Quindi io vi saluto e al prossimo video.